Con Matildes Clopis, terza edizione di Una mole del panettone, siamo qua al Teatro Carignano. Le novità di quest'anno sono molte. Sì, prima di tutto abbiamo molti più pasticceri da tutta Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Abbiamo anche il panettone salato, cosa che l'anno scorso non avevamo, e poi domani avremo il concorso dove ci saranno diversi panettoni di tutti i pasticceri e verrà premiato il panettone migliore tradizionale e quello innovativo. Pasticceria Tiglio Servi da Roma, un panettone salato? Sì, un panettone salato, un altro della serie. Stavolta abbiamo preso la rubiola di Rocca Verano, un prodotto piemontese tipico, e l'abbiamo sposato con delle mandorle caramellate al sale di cervia. Prodotto molto interessante. Si mette prima del pasto, cioè come aperitivo, regge benissimo una bollicina morbida. Se lo accompagni a della ventricina, a un insaccato giusto, rende straordinario l'aperitivo del Natale. Una mole di panettone, di nome e di fatto, dalla Sicilia, Nicola Fiesconaro, quali le novità di quest'anno? La terza edizione di Una mole di panettone, un omaggio di un bel panettone da 10 kg, rigorosamente con la tecnica piemontese del bagnetto in acqua della madre, con una mole antonelliana che Mario, mio figlio, ha realizzato in omaggio a questa splendida manifestazione. Pasticceria Alfieri di Correggio, Lusatti, quali le novità che presentate qua a Torino? Beh, presentiamo il nostro panettone con prugne, amarene, tutte di Modena, e fava di tonca, che è una fava che cresce nel Venezuela, che dà questo profumo aromatico al panettone. In più noi utilizziamo una farina macinata a pietra solo da grano italiano, quindi ci teniamo molto alla qualità e alla lievitazione naturale del nostro panettone. A Saint-Vincent, Val d'Aosta, Morandin, pasticceria, quali le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno abbiamo un panettone con amarene candite sempre fatte da noi e cioccolato, e inoltre abbiamo due panettoni salati, uno è il panettone alle olive, taggiasche per gli aperitivi, e un panettone al tartufo. Non solo sci, ma Bardonecchia, pasticceria Ugetti, questi vostri panettoni come sono fatti? Allora, questo è particolare, è con la polpa di rosa canina all'interno, che dà un frutto un po' particolare delle nostre zone, è ricco di vitamina C. Poi abbiamo il classico e cioccolato e marron glacé. Poi abbiamo le rocce di Bardonecchia, che è un croccante a base di cioccolato, riso soffiato e biscotto, con il lampone disidratato al caramello o al caffè. Panificio Gilda a Torino, un panettone con liquirizia e zafferano? Sì, sono gusti nuovi, di nuova tendenza, si cerca sempre di migliorare, andare incontro a quello che chiede il cliente. Io non trascendo mai comunque dal Milano tradizionale, che penso che sia la base di tutti i lievitati. Per accompagnare i panettoni, un buon vino spumante o un passito con l'Enoteca regionale? Sì, assolutamente, noi siamo qua a rappresentare appunto l'Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino, che ha sede in Caluso. In questa specifica occasione portiamo i vini dolci, quindi l'Erbaluce passito, il passito di Caluso, l'Erbaluce spumante per chi ama invece la bollicina, e poi i vini della collina torinese, la Fresa dolce, il Cari e la Malvasia. Thank you.